Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi abbiamo cambiato location, ma c'è una motivazione. Oggi vedremo alcuni esperimenti con la plasma ball. Ma prima vi voglio ricordare alcuni concetti chiave dell'elettricità. Quando è che scorre corrente? La corrente scorre quando c'è una differenza di potenziale. Cioè, magari da una parte c'è un accumulo di carica, positiva o negativa che sia, e dall'altra non c'è accumulo di carica, cioè è neutro. La corrente è l'effettivo spostamento di elettroni, che sono le cariche negative. Adesso vediamo il concetto con dei palloncini, che non ho, adesso li gonfieremo. Non li so chiudere. Palloncino gonfiato. Adesso siamo pronti per partire con i nostri esperimenti. Se invece adesso avvicino questo palloncino ad un oggetto neutro, cosa succede? Perché rimane fermo il palloncino? Il muro non è carico, è neutro, mentre questo è carico negativamente. Che cosa succede? Che per riequilibrare il tutto restano connessi e c'è un flusso di elettroni in modo tale da riequilibrare. Ora vi state chiedendo, ma tutto questo cosa c'entra con la plasma ball? Adesso vediamo tutto. Che fantastica cosa il montaggio. Prima di passare alla plasma ball vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti, attivare la campanellina e di seguirmi anche su Instagram e TikTok se vi fa piacere, perché su TikTok porto degli esperimenti. Finalmente siamo giunti alla nostra amata plasma ball. All'interno dell'ampolla di vetro c'è gas, principalmente argon, che è un gas nobile. Il gas inoltre è a bassissima pressione, circa un decimo di quella atmosferica. Il bulbo rosso che vedete è collegato alla rete elettrica. Questo permette all'elettrodo di caricarsi negativamente, quindi c'è una presenza molto molto elevata di elettroni. Il vetro invece è neutro. Cosa vi ricorda questo rispetto al palloncino? Beh, ricorda l'esperimento che abbiamo fatto del palloncino con il muro, quando l'abbiamo attaccato e abbiamo visto che rimanevano attaccati perché c'era un continuo flusso di elettroni. E qui succede la stessa identica cosa, c'è un continuo flusso di elettroni che noi riusciamo a visualizzare grazie alla presenza del gas. Cosa succede? Quando gli elettroni passano, riescono a ionizzare il gas all'interno e quello che noi vediamo è plasma, cioè è gas ionizzato. I filamenti che noi vediamo su questi fulmini sono proprio il gas ionizzato. Inoltre, in prossimità dell'ampolla, perché questa è molto piccola, bisogna stare molto vicini, c'è anche un campo magnetico e infatti solitamente si sconsiglia di avvicinarlo a oggetti elettronici come telefonino, come iPad, computer, eccetera, soprattutto per quelle con un diametro più alto, perché più è grande il diametro della bobina centrale e maggiore è il campo elettrico. Adesso se io tocco, che cosa succede? La maggior parte dei fulmini sparisce e si vede un grandissimo flusso più denso di elettroni verso la mia mano. Questo perché noi siamo dei buoni conduttori di corrente, come vi ho spiegato anche nel secondo video, e siamo inoltre collegati a terra. Che cosa significa? La terra ha una capacità infinita di contenere cariche, perché è enorme. Voi immaginate che le cariche, gli elettroni, stanno tutte quante strette sul bulbo, che è molto piccolo. È ragionevole pensare che starebbero meglio distribuite su una superficie molto più grande come quella della terra. Quindi loro percepiscono questa possibilità e quando io tocco fluiscono tutti verso il mio corpo. Adesso vediamo lo stesso esperimento con le luci chiuse. Adesso vedremo alcuni esperimenti per dimostrare che anche all'esterno della plasma ball c'è un piccolo campo elettrico. Luci abbassate. Questa è una lampadina al neon che, se io avvicino, si accende. Non mi vedete più, ma sicuramente state riuscendo a vedere che la lampadina si accende. Luci. Perché la lampadina del neon si accende? All'esterno si crea un leggero campo elettrico. Il campo elettrico è dovuto comunque al moto di queste cariche, gli elettroni. Gli elettroni cosa fanno? Entrano all'interno della lampadina e eccitano il neon. Funziona anche con le lampadine un po' più nuove.
Vedete, anche se tocco semplicemente un elettrodo. Adesso vediamo cosa succede se avviciniamo un diodo alla plasma ball. Luci. Perché una volta si è acceso e una volta no? Si accendeva solo quando mantenevo un'estremità. Perché? Un'estremità è a contatto con me e io sono neutra in questo momento, mentre qui c'è un campo elettrico. Si genera una differenza di potenziale tra i due elettrodi, tra anodo e catodo, e il LED si accende. Se io invece tocco entrambi, non si accende perché entrambi sono a contatto con me principalmente, che sono neutra, quindi si fa neutro da un lato, neutro dall'altro, anche se l'avvicino non c'è differenza di potenziale. Come vi ho detto, quando c'è differenza di potenziale, allora c'è passaggio di corrente, quindi la lampadina si accende, altrimenti no. Come ultimo esperimento vi voglio far vedere come far uscire quel fulmine all'esterno. Dato che noi riusciamo a creare un campo elettrico all'esterno, sulla superficie, in questo momento anche la monetina e la carta argentata qui sono carichi, il che significa che se io avvicino un oggetto neutro c'è passaggio di carica. Ma è talmente grande questo passaggio di carica che noi lo possiamo effettivamente vedere come una scossa. Adesso vi lascio al filmato, noi ci vediamo tra pochissimo. Questa è carta argentata, adesso lo proviamo anche con LED. Questo era tutto per oggi. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi può interessare. Scrivetemelo qua sotto. E noi ci vediamo ad un prossimo video.